In occasione della presentazione del murale, realizzato dall'artista Marco Vecchio e dedicato a Biagio Manganelli presso la sede musicale del liceo Alfonso Gatto di Agropoli, il dirigente scolastico a Navassallo, insieme a Enzo Mazza, presidente del Circolo Canottieri di Agropoli, il dottor Giovanni Minucci dell'associazione Cilento for All e l'ex primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, hanno presentato al pubblico qual era la volontà di Biagio e si sono impegnati per portare a termine una deriva realizzata proprio da Biagio con i suoi compagni, che sarà a lui intitolata ed utilizzata per organizzare corsi di vela destinati ai ragazzi disabili in tutta la regione Campania. Sappiamo che esisteva un progetto in questa scuola, il progetto di realizzare una piccola imbarcazione a vela, una deriva per correttezza, un progetto a cui Biagio ha partecipato con grande passione, con grande amore, come faceva insomma in tutte le sue cose. E quella barca, diciamo, che è stata costruita quasi interamente da Biagio insieme ai suoi compagni, però era rimasta incompiuta. Abbiamo tentato nel 2019-20 di riportarla fuori dalla scuola, ma non ci siamo riusciti. E l'anno scorso ho contattato Adamo Coppola e ho chiesto: aiutami a portare fuori quella barca e a portarla a termine, in modo che possiamo rendere omaggio a Biagio e al suo impegno per la costruzione di questa imbarcazione, intitolarla a lui e farne qualcosa che possa essere utile per i nostri ragazzi sul territorio. E il dottor Adamo Coppola si è immediatamente assunto questo impegno e dopo pochi giorni io mi sono vista presentare nel mio ufficio il dottor Adamo Coppola con il dottor Enzo Mazza. Poi vi presento anche il dottor Giovanni Minucci di Associazione For All, e i quali mi hanno detto: preside, porteremo a termine questa deriva, questa imbarcazione, la intitoleremo a Biagio e poi i corsi a vela che si terranno con questa imbarcazione saranno destinati a tutti i ragazzi disabili. L'impegno che prendemmo il primo giorno che ci siamo qui proprio al liceo classico era quello di mantenere vivo il ricordo di Biagio ed esaltarne quello che era stata la sua vita, cioè la voglia di fare, la voglia di dare qualcosa alla propria comunità, la voglia di stare a mare, di vivere il mare, insomma tutti messaggi bellissimi che ci siamo impegnati dal primo giorno a mantenere, e quindi questo è un percorso che continua. Oggi è un'altra tappa di questo momento bello, e è bello vedere negli occhi dei genitori di Biagio il fatto che questo ricordo continua e viva. E questa è una consolazione per tutta la comunità. Oggi verrà presentato il progetto della barca che avevano cominciato insieme sia il papà di Biagio che Biagio, e sarà anche lì un percorso nuovo di grande impatto in tutta la regione Campania. Ho pensato, quando sono stato convocato la prima volta da Adamo e dalla dottoressa, di dare una prospettiva futura a questa deriva, che non resti solo ed esclusivamente ad Agropoli. L'imbarcazione attualmente si trova presso un cantiere nautico dove si stanno ultimando gli ultimi lavori con le relative certificazioni. La deriva per i primi giorni di settembre, ci auguriamo prima dell'inizio scolastico, verrà portata in acqua dove ci sarà un battesimo dell'imbarcazione, per poi essere consegnata all'associazione Circoli Nautici Campani, dove noi ne facciamo parte. Dove questa imbarcazione farà il giro della Campania, di tutti i circoli nautici, e ogni circolo nautico darà un supporto tecnico, dove il destino dell'imbarcazione sarà un'imbarcazione dedicata allo svolgimento di attività per i bambini autistici. Ecco perché poi abbiamo coinvolto Cilento for All, che da anni con i quali collaboriamo già con imbarcazioni di canoa, di kayak, per fare dei progetti con loro. Quindi l'obiettivo principale è stato: perché utilizzare la barca solo da Agropoli? La barca deve girare la Campania, dovrà stare un mese a Salerno, dovrà stare un mese a Castellammare, un mese a Torre del Greco, un mese a Napoli. Questi sono tutti i circoli nautici con cui già ho degli accordi per il trasferimento dell'imbarcazione. Detto questo, il ringraziamento prima alla signora, la mamma di Biagio, mi ha ringraziato, ma siamo noi a ringraziare voi, la dirigente, Adamo, che credono che
che il circolo insieme al Cilento Foro possono dare una prospettiva futura, quindi un senso a questa imbarcazione. Veramente si punta i piedi con grande umiltà, vi trasferisco quello che oggi ho vissuto in questa giornata speciale. Io non conosco Bianchi e quindi l'ho percepito attraverso il murale, sia ringrazio l'artista che ha fatto un lavoro bellissimo, le emozioni che trasmette, anche attraverso la interpretazione che ha dato tutto questo rapporto. Mi viene in mente una frase che a me appartiene tanto, con cui si fa un libro che dice: siamo nati e non moriremo più. Ecco, oggi è un segno concreto di come la vita continui in modi e in forme diverse, quindi sono particolarmente emozionato e felice di poter vivere con voi questa giornata, prendendo il testimone poi di un impegno che insieme al Circolo Cannottieri porteremo in giro per il nostro territorio, per la regione tutta, cioè quello della memoria di Biagio, ma che diventi valore di vita, dove le energie positive che lui ci trasmette, che vi ha trasmesso stamattina attraverso questo murale, attraverso le frasi e non solo, ci possa essere appunto d'aiuto a noi tutti, a noi più grandi, a noi tutti, per una vita migliore. E quindi ringrazio anche i ragazzi per quello che oggi hanno condiviso con noi, per le emozioni, per il modo in cui mi hanno parlato di Biagio. Grazie.